ci siamo lasciati a giugno con il lancio del Pago Bancomat Contactless. Com'è andata la fase pilota e come lo stanno accogliendo le banche? Innanzitutto è andata molto bene, la fase pilota si è conclusa con successo entro i tempi che ci eravamo prefissati, quindi entro la fine dell'estate abbiamo portato a termine questa fase con veramente con grande successo, e siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a fare in poco tempo, mettendo veramente a terra un progetto che fino a qualche tempo prima sembrava non raggiungibile. Adesso stiamo già certificando altre banche che stanno chiedendo l'emissione di carte con tecnologia contactless, ovviamente sul circuito Pago Bancomat. E pensiamo che il 2016 sia un ulteriore momento di sviluppo per una tecnologia che sicuramente sta prendendo piede e dovrà prendere piede anche nell'ambito del nostro sistema domestico. Aspin aveva annunciato anche l'avvio del progetto per l'adozione della tecnologia HCE. A che punto siete per questo obiettivo? Abbiamo definito e rilasciato la parte architettura e contiamo di iniziare a sviluppare le specifiche in ambito HCE, mobile HCE con tecnologia proximity nel corso dei primi mesi del 2016, con un obiettivo sfidante di chiusura entro il primo quarter dello stesso anno.